2016 ho iniziato il mio percorso di apprendistato di ricerca presso la Fondazione Musei Civici di Venezia, qui al Museo di Capesaro, dove ho lavorato al progetto di inventariazione della collezione dei dipinti del museo. Lavoro presso il Museo di Capesaro, poi mi ha permesso di continuare a collaborare con la Fondazione, dove sto svolgendo ora un lavoro di catalogazione sempre sulla collezione di pittura. Mi sono laureata nel 2016 a Ca' Foscari in Storia delle Arti con una tesi sul Museo Corer, quindi una tesi in ambito museografico e museologico, e al termine del mio percorso appunto universitario accademico ho deciso di fare un tirocinio post laurea. Mi sono occupata di diversi ambiti, principalmente di curare gli eventi e la comunicazione. L'esperienza a Capesaro mi ha permesso di entrare in contatto con le diverse professionalità che lavorano all'interno di un museo. È stata decisamente significativa e formativa e continua tutt'oggi con una collaborazione. Capesaro è parte degli 11 musei della Fondazione Musei Civici. Sono i musei della città di Venezia. Mi piace pensare che nel museo i giovani entrino come artisti, come pittori, ma anche come sperimentatori delle professioni che esistono in ambito museale. Noi abbiamo sempre collaborazioni con Ca' Foscari e con le altre università italiane per gli stage post laurea, per le attività di catalogazione, di studio, ricerca. Ho avuto sempre bellissime esperienze a Capesaro, come penso anche i miei colleghi degli altri musei civici. Sono delle esperienze di mutuo scambio. Noi prendiamo, impariamo da questi ragazzi, da questi giovani ragazzi che arrivano, loro spero che portino a casa più professionalità possibili, lavorando realmente e fattivamente alle nostre attività.